Bien, yo feliz porque hace muchos años que hago teatro en italiano en la Dante y esto de tener la semana de la lengua italiana con el italiano sul palcoscenico es realmente la nostra. Scusate, signore, scusate. Che altro c'è? Sono qua certi signori che chiedono voi. Ma siamo qua nell'atto e sapete bene che durante l'atto non deve passare nessuno. Chi sono loro, signore? Loro cosa vogliono? Che cosa vogliono? Siamo qua in cerca di un autore. Da un autore? D'uno qualunque, signora. Ma qui non c'è nessun autore, perché non abbiamo in prova nessuna commedia. Già, ma se non c'è l'autore, tranne che non voglia essere lei. Lo signore vogliono scherzare? No, che dice mai, signora? Le portiamo al contrario un dramma doloroso. E potremmo essere la sua fortuna. Tanto meglio, tanto meglio. Allora, signora, potremmo essere noi la nuova commedia, la loro nuova commedia nuova. Eh sì, e le portiamo un dramma doloroso e, ripeto, potremmo essere la sua fortuna. Piacere d'andare via, che non abbiamo tempo di perdere coi pazzi. Oh signora, lei sa bene che la vita è piena di infinite assurdità, le quali sfacciatamente non hanno neppure e parer verosimile, perché sono vere. Ma chi diavolo dice? Diciamo che può stimarsi, signora, sforzarsi di fare il contrario, cioè di crearmi di... Ma che con? Ma che con? Chi ha ordinato di suonare il gong? Lo comanderò io il gong, quando sarà tempo. Del momentaneo disordine che il pubblico ha potuto avvertire dietro il sipario prima della rappresentazione. E ne chiedo scusa, benché forse a volerlo prendere e considerare quale prologo involontario. Ah, ecco, ecco, l'ho detto io. Che ha da osservare il signore? Nulla, sono contento di averlo indovinato. Indovinato che cosa? Che quei rumori facevano parte dello spettacolo. Ah, sì? Davvero? Mi è parso che siano stati fatti per trucco. Proprio questa sera che mi sono proposta di giocare a carte scoperte. Si disilluda, caro signore. Ho detto prologo involontario. E aggiungo, non del tutto improprio, forse all'insolito spettacolo a cui ora assisterete. La prego di non interrompere. Ecco qua, signore e signori, ho in questo rotoletto di poche pagine tutto quello che ci serve. Una novelletta o poco più, appena appena qua e là dialogata da uno scrittore a voi non ignoto. Signora, tremo tutta, perché quello, signora, non è figlio mio. Che dite? Non l'avete fatto voi? Sì, sì, l'ho fatto io. Va bene. Va bene? Ma perché dite che non è suo figlio? Ah, signora, vi racconto. Io ero maritata da pochi anni e avevo già due figli. E ai tempi del
la rivoluzione, furono aperte tutte le carceri di tutti i paesi. Gli uomini si ribellarono ad ogni legge. E c'era uno, Collacamizzi, il più feroce di tutto, il più feroce. Ammazzava così, per piacere. Lui si trascinò via mio marito, a viva forza. Dopo 6 giorni, venne a sapere che Collacamizzi e sua banda giocavano alle bocce. Sì, giocavano alle bocce, ma con teste di uomini, tutte nere, piene di terre, le tenevano sciuffate per i capelli, e una di quelle mi la mostrò. Urlai, era di mio marito, era di mio marito. Dopo mi prese per la corsa, mi tenne legata sempre, fino a che la giustizia vino a scovarlo e lo rinchiuse in galera. Mi lasciò madre! Ma questo vostro figlio? Sì, già. Ah, già, già, capisco. Questo altro è figlio di Collacamizzi? Signora, e l'assassino di suo marito? Sì, signora, pensi, se io potevo essere la moglie di quell'assassino, di quell'assassino dopo aver visto tutte quelle cose, vi giuro, signora, mi sarei strappato le viscere pur di non mettere al mondo questo figlio. Ma che colpa ne ha lui, signora? Nessuna, nessuna, signora. E quando mai le mie labbra hanno detto male di lui? Mai, anzi, ma che posso fare? Se appena lo vedo tremo tutta, è uguale a suo padre. Lavoratore. Il pane di bocca si levò per me. Mi guarda da lontano. Ora, signora, sì, le pare che io possa dire davvero che questo non è figlio mio? Franco Cambria,
passe la direzione di Messio Omaggio a Federico Fellini. Nel 2016 Le donne curiose di Carlo Goldoni ancora, 2017 una creazione in gruppo sul tema del cinema italiano, 2018 Tra gli infiniti punti in un segmento di Cesare Lieri ancora adattamento, e ci siamo qua arrivando, siamo già finendo 2019 qua con questo italiano sul palcoscenico, come fa la Susana su questo palcoscenico. Grazie. Davanti a voi. E io? Io credevo, per chiederci scusa, del scandalo inaudito di quei rumori. Quali rumori? Del resto, le faccio sapere che non sono venuta per ascoltare da lei una conferenza. Ti ho fatto sapere che non sono venuta per ascoltare una conferenza. Ma che conferenza? Ma che conferenza? Perché osa credere e gridare così forte che io sia qua per farle ascoltare una conferenza? Se ne può andare, sa? Anche lei. Mamma mia! Mi sta dando di colpa il cervello! Se ne può andare, sa? Nessuno.